Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: Come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: Lo Spirito Santo scenderà su di te. E la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Carissimi, vi auguro una buona domenica. Questa è la quarta domenica di Avvento, ormai siamo vicinissimi al Natale e la figura chiave del Vangelo di oggi è proprio Maria, Maria che vedete alle mie spalle in una raffigurazione medievale. Ecco, il ruolo di Maria nella storia della salvezza è veramente fondamentale. Oggi contempliamo il suo sì nel Vangelo di Luca, il brano dell'Annunciazione, famosissimo, è un brano che abbiamo ascoltato chissà quante volte. Però qui accade qualcosa di speciale, cioè un incontro. Un incontro tra il progetto di Dio e il sì di Maria, il sì dell'uomo, il sì della donna, il sì di ogni persona che desidera accogliere la volontà di Dio nella sua vita. C'è un progetto di Dio che viene rivelato a Maria, un progetto che parla di una incarnazione, che parla della nascita eccezionale di un bambino che avrebbe dovuto salvare tutta l'umanità, che avrebbe salvato tutta l'umanità. Voi capite bene, è un progetto grande, un progetto eccezionale, un progetto che probabilmente la stessa Maria, o certamente la stessa Maria, non riesce a comprendere fino in fondo, perché è troppo grande, lo capirà più avanti. E c'è un sì però, c'è un sì, c'è la sua disponibilità ad accogliere quel bambino, ad accogliere quel progetto, ad accogliere la volontà di Dio. Vedete, carissimi, io credo che questo si realizzi nella vita di ciascuno di noi. C'è una proposta che il Signore ci fa, c'è un progetto di bene che il Signore ci fa e noi siamo chiamati a dare la nostra adesione, la nostra disponibilità. Nel Vangelo noi sappiamo che nulla accade senza la collaborazione dell'uomo, cioè che Dio cerca in tutto la collaborazione dell'uomo. Il nostro sì è fondamentale, il Signore costruisce la storia ma chiede il nostro sì. Così è successo a Maria. Maria ci insegna tutta questa disponibilità del cuore, la disponibilità dell'anima, la disponibilità nel compiere quel progetto che il Signore affida a ciascuno di noi. Ognuno di noi ha un percorso, un cammino. Allora il nostro cuore sia sempre aperto, come quello di Maria. Questo cuore aperto di Maria ci permette di andare, di camminare verso il Natale in modo spedito. Vi auguro una buona domenica e un buon cammino verso Betlemme.